Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Farnesina per le imprese, l'Uruguay alla sfida dell'idrogeno verde. L'Uruguay avanza nella strada della transizione energetica e della decarbonizzazione. Secondo l'Energy Transition Index 2020 del World Economic Forum, il paese è in prima posizione nel continente americano e all'undicesima nel mondo per il tasso di sviluppo delle energie rinnovabili. Grazie ad un modello vincente di collaborazione pubblico-privato, lo Stato sudamericano ha infatti trasformato la sua matrice di generazione elettrica, prodotta negli ultimi anni al 97% da fonti rinnovabili. La presenza di un quadro normativo moderno insieme all'adozione di incentivi fiscali e misure di stimolo agli investimenti in infrastrutture energetiche, per un valore di circa 8 miliardi di dollari tra il 2010 e il 2016, ha consentito di attrarre capitali e tecnologie dall'estero per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare ed eolica. Opportunità che tra l'altro sono state colte anche da aziende italiane come Enel, che ha costruito e gestito un parco eolico, e Terna, che ha terminato nel 2019 la realizzazione di una linea elettrica ad alta tensione nel nord del paese. Per quanto riguarda i trasporti, le autorità uruguayane attribuiscono rilievo prioritario alla riduzione delle emissioni del trasporto pesante, con l'obiettivo di contenere l'inquinamento atmosferico e il consumo di petrolio. Lo scorso aprile il governo di Montevideo ha annunciato l'avvio di un progetto pilota volto allo sviluppo dell'idrogeno verde prodotto dall'elettrolisi dell'acqua. L'ambizione è quella di convertire l'Uruguay in un vero e proprio hub mondiale per la produzione di idrogeno. Il progetto, il cui bando di gara è previsto per la seconda metà dell'anno corrente, sarà aperto alla partecipazione delle aziende straniere, incaricate di fornire i veicoli e produrre direttamente l'idrogeno da un impianto di nuova generazione o, in alternativa, sfruttando i locali che potranno essere messi a disposizione da ANCAP, l'azienda pubblica che detiene il monopolio dell'importazione e della raffinazione del petrolio. L'azienda vincitrice godrà inoltre degli incentivi fiscali che il governo intende accordare, compresa la possibilità di acquisto dell'energia elettrica a prezzi ridotti. Anche l'Uruguay, quindi, è un paese da tenere d'occhio per il comparto nazionale delle rinnovabili.